Ciao a tutti, bentornati su Sterrato. Io sono Luca. Io sono Paolo. Alla fine ci piace aprire così, cioè almeno a me piace. Ormai è la nostra apertura. Potevamo fare un ciao a tutti. Puoi iniziare a grattare qualche cima. No Paolo, no, basta. Comunque oggi siamo qua per la review della scarpa. Golden Gate. Della scarpa. Scarpa. Golden Gate Kima. RT. RT. Io volevo rifiutarmi di dire tutto il nome. Però dobbiamo dirlo perché in realtà, dai, ringraziamo Scarpa e soprattutto Marco De Gasperi per avercela fornita in anteprima. E quindi grazie per averci mandato questo pezzone. Grazie mille di nuovo a Scarpa. Noi siamo riusciti a testarla per bene ormai. Quando è che esce? Dovrebbe essere uscita insieme a questo video perché okay. In realtà no, c'è l'embargo, quindi non possiamo farlo uscire essere, in anticipo. Dovrebbe, sei forte. Infatti nelle stories non l'ho pubblicato, sono stato bravo. No, vietato. Dopo non ci mandano più niente. Ci bannano. Direi che dopo aver detto le nostre cavolate di inizio video, partiamo subito carichi con questa recensione, partendo come sempre dalla trazione. Bravissimo, dalla suola, dalla outsole, dalla traction. È una tecnologia, la tecnologia presa di scarpa, che tu conosci molto bene. Sì, mi ci sono trovato molto bene. Beh, anche tu in realtà, perché... No, la scarpa ribelle, la ribelle Run ha la presa. Mentre la mia, che è la Spin Infinity, ha la Vibram, ha la sua Vibram. Ah, sai che non me lo ricordavo neanche. Sì, a me è venuto in mente proprio adesso. Okay. Quindi è diversa, è un'altra cosa. Tu la conosci bene invece? La conosco bene, sulla Ribelle io mi ero trovato molto molto bene. E in questo caso ripropongono questa scarpa con la suola presa, naturalmente con un disegno della tassellatura decisamente diverso rispetto a quello che si poteva avere sulla Ribelle. Già girando la scarpa si nota... Un inserto un dettaglio in carbonio all'interno della scarpa che la rende totalmente un pezzone di questo nuovo anno. Ne parliamo dopo però, esatto, stai calmo. Esatto, tornando alla suola, la tecnologia in teoria è la stessa. È la stessa tecnologia. La mescola è la stessa. Un'ottima mescola, comunque duratura, perché questa scarpa in questo momento ha circa 130 km, 140, Cosa, sì, mi ci sono divertito molto e risulta ancora nuova di pacca, ecco. Bravo, io invece ne ho fatti molti meno, non penso neanche di essere arrivato a 60, anche perché io ho avuto problemi con la size, con la taglia, nel senso che mi è arrivata ad una taglia sbagliata o tra virgolette, vabbè, non ci eravamo capiti. Comunque quindi io ho iniziato tipo 2 settimane dopo ad usarla. Per quello che l'ho utilizzata io mi sono trovato veramente veramente molto bene. Proprio oggi, fatalità, ho fatto un 15 km bello aggressivo, bello spinto. E soprattutto in discesa, in downhill, c'era bello secco, non c'era nessun tipo di problematica, quindi di per sé in realtà non l'ho neanche mai provata sull'umido, anche perché non sta piovendo praticamente. No, ha piovuto un giorno, poco. Non bella come cosa, ma vabbè, non apriamo questi discorsi. Mi sono trovato davvero davvero molto bene, mi ha dato una gran sensazione di sicurezza. Confermo anch'io, comunque ottima sicurezza, e devo essere sincero, però mi sono trovato molto meglio con il disegno della Ribelle, infatti dicevi quello, che però è studiata per fare brevi distanze, tra virgolette. Questa è studiata per abbracciare un po' un pubblico un po' più vasto, quindi sia un pubblico che fa brevi distanze sia lunghe distanze, e anche perché è decisamente un comparto di ammortizzazione migliore rispetto a quello della Ribelle, certo. E più ammortizzato, non migliore. In alcune circostanze non mi sono trovato benissimissimissimo. Okay. L'altra ti dava una sensazione migliore. Sì, l'altra aveva un grip ottimo su ogni superficie. Okay. Questa probabilmente... Ti ha fatto titubare. Esatto, probabilmente su alcune situazioni non mi ha proprio dato il massimo. Per essere proprio preciso, queste situazioni erano quelle zone un po' bagnaticce, la classica radice dell'albero, oppure quando si trova quella mulattiera con molti sassi di media grandezza che sono un po' scivolosi l'uno dall'altro, quindi probabilmente il fatto che più sull'umido in generale. Esatto, esattamente. Okay, sull'umido... che è quello che non ho provato, quindi non ti so dare un responso. Visto che hai toccato il discorso ammortizzazione, andiamo subito a quello. La tecnologia dell'intersuola, che se non sbaglio è a diverse densità, sì, tra sopra e sotto, perché in mezzo c'è la fibra di carbonio. Un bel piatto da 1 mm.
La tecnologia è Foot Active Control, scusate, non mi ricordavo più il nome. Come dicevi tu, può andare bene un po' per diverse distanze, come dicevamo prima anche di iniziare a fare il video, di base è una scarpa che non ha una categoria specifica a cui si dedica, ma è un po' per un tipo di atleta o di appassionato che voglia correre molto velocemente, perché sicuramente il comfort a livello di intersuola è sacrificato a favore della velocità che ti dà sia questo tipo di mescola che la fibra di carbonio. Però si può utilizzare per distanze brevi, quindi anche per delle skyrun aggressive, ma anche per delle lunghezze da un quarantino di chilometri. Poi volendo, se uno corre come Marco De Gasperi, per esempio, per noi fare anche 200 km, esatto, tranquillamente. Noi stiamo parlando in un senso un po' generale, esatto. In modo che uno, cioè, se uno deve orientarsi per comprare una scarpa e sa che la vuole comprare per farsi 160 km, magari provatela. Deve spingere, deve fare 160 e 6 al chilometro, esatto. Allora quello sì, ci può stare. Quindi sensazione comunque di cushioning a livello di protezione dagli impatti, per me cioè si sente che è una scarpa secca. Per quel sessantino circa di chilometri che ho fatto, ho sentito che è una scarpa bella secca. Ovvio, come dicevo prima anche a te Paolo, ho percepito tanto la fibra di carbonio nel momento in cui ho iniziato a spingere, cioè l'ho usata sia per dei lunghi sia per delle corse lente, che quindi sapevo che non dovevo assolutamente scendere sotto i 5.30 e non ho sentito nessuna differenza. Poi appena ho iniziato a scendere, perché magari l'ho utilizzato anche per i 15 km a cannone di oggi, quando non hai tante fisse, non devi stare per forza ad un certo livello, ma devi andare a sensazione, ti porta a spingere. A me ha portato proprio a spingere, che a un certo punto ho guardato, ho detto 4.30 così senza neanche sì, cosa. Io l'ho trovata. Io non li vedo mai 4.30, quindi. Io l'ho trovata una scarpa davvero divertente, cioè ti diverte a usarla, ti dà un'ottima soddisfazione. Sì. Cioè, torni a casa con il sorrisone dicendo oggi ho fatto di più del solito. Spinto, ecco. È naturale che bisogna avere un po' di storico nella corsa. Sì, quindi avere una buona economia di corsa. Anche. Ecco. Ti aiuta nell'economia tecnica. Di corsa se bravo, se tu hai una buona tecnica. Infatti la percezione migliore te la dà quando inizi davvero a stare un minimo attento, almeno nel mio caso, sì, ad appoggiare bene davampiede e a calcolare bene un po' il movimento della gamba, e senti che esattamente in quel momento la scarpa ti dà, nel momento in cui appoggi bene con il piede, la scarpa ti dà quella risposta, quella che è una spinta. Sensazione che in realtà ho ritrovato anche nelle Speedland. Sì, che anche loro ovviamente, recensione qua in alto, che anche loro hanno una bella... Un piatto in fibra. Esatto, un bel piatto di carbonio, esatto. Che però in quel caso lì si può rimuovere, in questo caso invece no, perché è inserito dentro. All'interno è un sandwich, esatto. tra le due foam, ecco. A livello di materiali, allora la tecnologia della mesh non me la ricordo, non so se ce l'ha, di solito c'è SockFit qualcosa, però scusatemi qua i nomi non sì, mi ricordo. Sì, sempre tecnologia SockFit. SockFit, e... ok, generale, ma ti purtroppo... dirò, la mesh a me non ha convinto, la tomaia rispetto al resto non mi ha fatto impazzire, a livello di leggerezza sì, molto fresca, appunto, molto leggera. Appunto, la tomaia risulta essere molto leggera, molto fresca, molto traspirante, e vedi che comunque è una scarpa che deve durare dal punto di vista, cioè non deve sì, rompersi, vero. Perché comunque... Ci sono degli overlay molto importanti. Io ho ritrovato la stessa cura nei dettagli che avevo visto nella Ribelle, un'ottima costruzione, e non stiamo parlando comunque di materiali che sono votati al comfort. Ad esempio, bravo. Io questa retina qua, sinceramente l'ho trovata un po' fastidiosa, e mi ha procurato anche qualche piccola vescica nelle prime uscite che ho fatto, cosa che normalmente non mi succede, e quindi ho già iniziato ad avere quel piccolo campanello d'allarme che mi fa mettere un cerotto in più attorno alle dita, mm-hmm, prima mm-hmm. dell'uscita. Poi non ho più avuto questo tipo di problema, ma va ricordato, nel senso che... Tra l'altro, a proposito di cerotti sui piedi, ho visto che nel gruppo di Sterrato su Telegram, a cui invitiamo tutti ad iscriversi, c'è stata una discussione sì. proprio sui cerotti, sui tape. Sì, sono delle belle cose, sono delle belle dritte che ci si dice dei un bei po'. Trick. Anche dei bei thread, delle belle discussioni, quindi
quindi consigliamo a tutti di far parte del nostro gruppo Telegram, trovate il link qua sotto in descrizione. Ad ogni modo è comunque molto protettiva, perché io non ho avuto nessun tipo di problemi. Molto interessante, esattamente, sì. la punta, il puntale è davvero molto rinforzato, sì. Ti dà davvero molta sicurezza e quando colpisci qualche roccia e non hai alcun tipo di sentore di averla colpita, e anche la parte della la parte posteriore anche lei molto rinforzata a livello di stabilità, si sente. Per quanto riguarda la calzata, che quindi ci colleghiamo dai materiali alla calzata, allora io ti dico è la cosa che forse mi è piaciuta di meno della scarpa. In generale, ne parleremo dopo anche nei commenti finali, mi è piaciuta. La calzata, la prima uscita, male, non, cioè proprio non sembrava che la scarpa non mi seguisse, Poi però la tomaia si è un minimo formata, tra virgolette, attorno al mio piede, ho capito come allacciarla, e la linguetta mi ha aiutato perché ricorda molto la linguetta della Bushido, quindi una linguetta molto minimal, ma è più comoda, è un pelino più alta, mi è piaciuta molto. E con il tempo, con le uscite, con i chilometri, potrebbe, è meglio. Quando la si vede a prima vista si potrebbe dire che dà fastidio al collo del piede. In perché sembra tagliente. Esatto, in realtà no, è un materiale molto molto leggero e non dà per niente fastidio. Io avendo un piede abbastanza largo, ecco, ho una pianta del piede larga e faccio sempre abbastanza fatica a entrare nelle scarpe che hanno queste tecnologie sock fit o comunque che ricordano un po' il calzino, e il fatto di avere questo ingresso, questa porzione che puoi anche tirare in maniera aggressiva, e scorrerci all'interno, l'ho trovata molto utile, mi è piaciuta molto e in fase di corsa non mi ha dato fastidio. Assolutamente, quello anch'io. Tra l'altro prima dicevamo che te ti sei trovato bene anche a livello anteriore proprio perché hai la pianta del piede un pelino più larga della norma. Io invece, che sono più o meno normale come piede, l'ho sentita nella parte anteriore un pelino troppo larga. Poi appunto con le uscite, capendo bene quanto potevo allacciarla, dove potevo tirare, se allacciare l'ultima asola oppure no, sono entrato in una zona di comfort, diciamo, e quindi comunque la ritengo alla fine della fiera, una calzata che può andare bene anche per un piede normale, non solo per un piede a pianta larga, ecco. Penso che abbiamo detto praticamente tutto. Sì, l'unica cosa, forse non abbiamo fatto il recap sulla stabilità generale della scarpa. Direi che comunque, unendo il fatto che abbiamo la fibra di carbonio, la base bella larga, la parte posteriore comunque strutturata e in generale la tomaia bella consistente, come dicevamo prima, poco comfort nella tomaia, sicuramente poca imbottitura. Ma alta prestazione. Assolutamente sì, anche a livello di protezione è una scarpa assolutamente completa. Come considerazioni finali e nostre personali, quindi per me è promossa sicuramente. Sicuramente non so il retail price. Allora, il retail price dovrebbe essere intorno ai 200-220 euro. Okay. Non lo so ancora perché nel momento in cui sto registrando non è ancora uscita. Quindi è una scarpa che sicuramente si posiziona. È una scarpa che si posiziona nella fascia alta, e proprio per la tipologia di materiali che sono impiegati, perché proprio nel suo complesso si vede che c'è una qualità costruttiva molto elevata. Sì, assolutamente sì. Segni di usura, tra l'altro. No, segni zero. Di usura non ce ne sono. Quindi costruzione molto molto, anche la mia esperienza personale rispetto magari alle Spin Infinity, che veramente anche dopo i primi 50 km iniziavano già a cedere, questa mi sembra che sia stata costruita un po' meglio personalmente. Come dicevamo prima, consigliamo assolutamente di, in caso, acquistarla, ma metterla in rotazione con altre scarpe. Sì, non è una scarpa da usare in tutte le uscite, esatto. Non è una scarpa da avere, tipo, se sei un corridore che ha una o due scarpe, questa deve essere inserita in una rotazione in cui la puoi usare magari una volta a settimana, o addirittura usarla per il lungo pre-gara e per la gara a tutti gli effetti, perché questa è una scarpa da competizione a tutti gli effetti. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché dove c'è una fibra di carbonio, dove c'è un aiuto, sicuramente il nostro piede viene meno, quindi riusciamo a spingere di più, ma non si rinforza il piede come invece quando si utilizzano delle scarpe non dico protettive, ma che ci aiutano di meno fondamentalmente. È una spinta in più che va sicuramente, come dicevamo prima, calcolata, inserita in una
non dico programmazione di allenamento perché è un po' troppo, però raga, non prendete solo questa e utilizzate sempre questa per 400 500, 600 perché km purtroppo di ti dà quel feeling talmente ottimo nella corsa, cioè ti sembra di essere talmente veloce, dire caspita mi bastava una scarpa per andare così veloce, che rischi che poi non si lavora al top, diciamo, e che poi si rischia di poi utilizzare un'altra scarpa ed essere meno performanti di prima. Detto questo, direi che ci siamo, noi vi abbiamo detto la nostra su questa scarpa Golden Gate Kima RT. Fateci sapere voi cosa ne pensate, sia a livello di design, ecco, forse una postilla, due colori e basta. Perché c'è in questa colorazione? Oddio, questa è quella più chiara da donna, che secondo me è una gran bomba, mi piacciono molto le scarpe chiare. Questo blu, tra l'altro c'è anche il laccio aggiuntivo. Sì, perché bravi, ci tengono bravi a mettere sempre il laccio. Il laccio aggiuntivo è sempre tanta roba, di questo blu ottanio lo esatto, chiamano, sì, blu ottanio. Sì. Tanta roba quello, però in generale questo grigio a me non fa impazzire, però diteci voi cosa ne pensate anche a livello estetico, che anche l'occhio vuole la sua parte. Come sempre mi raccomando di mettere il like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale, perché a voi non costa nulla, a noi permette di crescere e di portare nuovi contenuti sul canale. Tipo questa bombetta qua. Bang bang. Grazie mille per il supporto, come sempre. Da Sterato è tutto. Alla prossima.